Io sono Nico Marino e la via è la prima festa. È un'azienda che si occupa fondamentalmente di fare consulenza alle aziende con software tutto open source. Parleremo un po' di tecnica, però cercherò di alleggerirla moltissimo con qualche esempio simpatico. Se avete delle domande, bloccatemi, se vado troppo velocemente, bloccatemi, bisogna di un po' della vostra attenzione. Allora, parleremo della... loro sono i miei collaboratori, Francesco e Angela, e parleremo oggi della gestione delle comunicazioni aziendali con software open source. Parleremo fondamentalmente di quattro software utili a gestire l'azienda a costo zero. Il firewall, che l'avete già in sede qui a scuola, che vi blocca tutte le comunicazioni su Facebook, è vero? Sì, sì. Ok. Parleremo di un mail server Zimbra, che è un sistema di posta elettronica, di un centralino telefonico e di un server che si occupa di gestire in modo centralizzato i fax. Breve parentesi, server, sapete cos'è la differenza tra computer e un computer? Messo al centro dell'utilizzo aziendale, dove vanno lì tutte le richieste. Posso andare avanti? Allora, il firewall viene identificato come un muro di mattoni, serve a separare due reti, internet e la vostra rete locale, che può essere sia casa vostra sia, in questo caso prendiamo come esempio l'istituto. Dall'istituto a sinistra vediamo una rete priva di firewall, quindi è come se noi ci collegassimo direttamente col computer e potremmo andare, avremo la possibilità di andare su qualsiasi sito, Facebook, YouTube è aperto, sì, senza problemi. Quindi Facebook, anche siti diciamo di non pertinenza all'uso sia aziendale che scolastico. Invece alla nostra destra abbiamo una rete con firewall, il muro di mattoni, dove all'interno ci sono delle regole ben precise, posso dire che i ragazzi devono vedere solo determinati siti, anche se inseriscono delle parole strane, tra cui, che so, guerra o altro, warez. Conoscete queste parole, warez? Qualcosina, scaricate qualcosa da internet? Sì, sì. Quindi si potrebbe bloccare l'utilizzo di queste azioni illegali. Download. Cosa? Download. Sì, potrei mettere anche download, potrei mettere anche, che so, delle parole droga, potrei mettere Viagra, qualsiasi cosa. E tutte le parole che vengono inserite all'interno di Google verrebbero bloccate, quindi tutti i siti collegati a quella parola verrebbero oscurati. E questa è una caratteristica molto interessante del firewall, dove il sistemista può decidere, in questo caso il preside dice al sistemista cosa vedere, cosa far vedere, cosa bloccare. Chiaramente abbiamo la possibilità di avere un antivirus centralizzato e creare anche dei canali di comunicazione. Facciamo un esempio velocissimo, così vi semplifico diciamo, l'apprendimento. Mettiamo il caso che c'è un'azienda con una sede a Molfetta e il commerciale che sta a Milano. Il commerciale di Milano, attraverso l'uso del portatile, può collegarsi all'azienda come se fosse fisicamente presente all'azienda e continuare a lavorare, sempre per diciamo migliorare la mobilità del attuale. E il captive portal è un'altra diciamo esigenza che trovate fondamentalmente negli aeroporti, negli hotel. Siete mai andati in queste zone dove vedendo la rete vi viene chiesta login e password? Sì. Perfetto. Quello si chiama captive portal e viene fornito da un firewall, e dove il sistemista manda tramite SMS, anche alla mongolfiera, sì, perfetto, manda tramite SMS alla persona dove potete navigare liberamente. Chiaramente attenzione sempre, perché è tutto loggato, c'è sempre il controllo di un sistemista, quindi qualsiasi cosa voi facciate è tutto loggato. Perché abbiamo scelto, in generale facciamo un discorso molto più semplice, perché scegliamo questi software open source? Perché hanno un'ampissima comunità di sviluppo. Che significa? Io scrivo del software, lo faccio diventare open source, tutti lo possono utilizzare a costo zero, parecchi iniziano ad usarlo, queste persone non fanno altro che avvisarmi degli errori, ok? Questi errori vengono diciamo risolti anche da persone che non sono gli stessi programmatori, quindi immaginate la risoluzione del problema come è veloce, quindi il software diventa sempre più velocemente utilizzabile e sempre con meno errori, a differenza di quello che accade con Microsoft, ad esempio, con altri software, dove ho un errore, il computer si comporta in modo strano,
che faccio? Mando l'email a dire per favore risolvete il problema. Generalmente non si ha mai risposta, ve lo posso garantire. Dopo un po' di tempo che fai? Che fanno i tecnici? Mandano questa richiesta ad altri tecnici e passano, diciamo, mesi e mesi per la risoluzione di questi problemi, per avere un software che comunque voi avete pagato e che quando lo aprite sta scritto non siamo responsabili del vostro utilizzo. Se voi provate ad aprire a leggere la licenza di Windows prima XP, poi Vista 7, sta scritto che nel caso in cui vi dovesse capitare qualcosa, loro non sono responsabili. Ed è una cosa, diciamo, non molto intelligente da utilizzare. E come ho detto prima, il firewall ha anche il compito di spiare i pacchetti. In chiaro, il firewall l'ho semplificato proprio all'osso. Perfetto, andiamo avanti. Il mail server. Il mail server è un dispositivo, un computer, un server che contiene le mail di tutti. Quindi abbiamo a sinistra una rete aziendale priva di mail server, e quindi tutte le mail sono contenute all'interno dei singoli computer. Che programma di posta elettronica usate a casa? Scusi, una domanda, ma anche dal cellulare? Sì, dopo lo vedremo tutto, anche dal cellulare. Qualsiasi cosa? Sì, è tutto. È tutto controllato, ragazzi, è tutto controllato, state molto 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 attenti. Cosa? No, dimmi, tranquillo. Allora, a sinistra, poi dopo mi potete fare tutte le domande che voi, che volete. Rete aziendale priva di mail server, stavo dicendo, in che programma di posta elettronica usate a casa? Hotmail. Quindi in cloud? Qualcuno usa Outlook o Thunderbird? Outlook? Thunderbird, perfetto. Allora il problema è questo, che se c'è un software installato sul proprio computer, le mail vengono memorizzate su questo computer, nel caso in cui si dovesse rompere il computer, arrivederci, grazie, addio, sì. Dovreste chiamare il tecnico, cercare il recupero delle mail, l'azienda è bloccata per 3 o 4 giorni, cosa che non si può assolutamente permettere. A differenza di quello che può accadere mettendo un server all'interno dell'azienda e facendo depositare tutte le mail all'interno. Quindi che significa? Che io dal computer presente all'interno dell'azienda, accedendo ad un portale web, vedo le mie mail, ma posso anche vederle da Milano. Accedo al portale dell'azienda, che è un computer proprio fisicamente presente all'interno della struttura, e vedo le mie mail. In questo modo posso anche inviare le mail ai colleghi che transitano non da internet ma all'interno del computer, quindi tutto molto più velocemente. Perché scegliamo Zimbra, che sicuramente voi non conoscerete, no, assolutamente, però diciamo sta dando filo da torcere ad Exchange legato a Microsoft. E quindi perché lo scegliamo? Perché è molto flessibile, perché lo posso adattare in base alle esigenze degli utenti aziendali, perché è libero, costa zero, la versione open source è liberamente scaricabile, la si può installare e la si può rivendere come soluzione alle aziende. Quindi devo mettere zero investimento per far crescere un business. È molto veloce, economico ed è sicuro. È flessibile perché io da qualsiasi strumento lo posso vedere, dall'iPad, dall'iPhone, dall'Android, dal portatile, dal computer fisso, da qualsiasi computer, basta che abbia un browser. E l'altra cosa a livello di sicurezza è che io, se devo analizzare ogni computer dove sono presenti le mail, è chiaro che le variabili legate ai virus aumentano. Più mail su ogni computer consentiranno di avere dei problemi di virus su ogni computer. Invece se il mio tempo io lo dedico solo e soltanto a un server dove sono le mail di tutti, chiaramente abbatto un sacco di tempi morti, giusto? Il pannello di controllo, o meglio l'interfaccia per accedere alle proprie mail è questa, molto molto semplice. E a sinistra ci sono le caselle, posso leggere le mail. C'è anche la possibilità di usare una rubrica che in questo caso, nel nostro caso aziendale, è stata condivisa in modo tale che tutti possiamo leggere i contatti dell'azienda, perché sono contatti aziendali, non sono personali. L'altra cosa carina è questa, dove in pratica l'utilizzo dell'agenda è possibile definire dei colori. Io sono il celeste, Angela è rosa e Francesco è verde. In questo caso io ho la possibilità di vedere in tempo reale io cosa devo fare, e quindi collegandolo con il cellulare, collegandolo con, qua è rosa,
collegato con il cellulare, io so che Angela ha un appuntamento, aveva un appuntamento ieri dalle 9 alle 11. I miei appuntamenti fanno squillare il cellulare, ma fanno squillare anche l'iPad. Quindi qualora dovessi io dimenticare qualsiasi cosa, cioè loro mi avvisano e tutto funziona tramite internet. Cioè non c'è più che, cioè io collego prima, mi ricordo un paio, perché ho un pochino di anni più di voi, quindi prima collegavo il cavo al computer, aspettavo che tutti gli appuntamenti venissero trasferiti, adesso è tutto, sentite il cloud, cos'è il cloud in generale, la nuvola, il cloud, cloud computing. Sentirete spesso parlare, perché i computer stanno morendo a vista d'occhio, non si venderanno più computer fra un po', in 5-10 anni. Quindi è tutto gestito nella nuvola. La nuvola che non è altro che il server aziendale dove sono stati memorizzati questi software. Posso anche definire una valigetta. C'è uno spazio dove, in questo software, dove posso depositare i miei file e posso andarli a reperire sempre dall'iPhone. E li ho sempre in tempo reale. Immaginate a una soluzione azienda commerciale in giro per tutta Italia dove il deposito e l'utilizzo dei preventivi o delle brochure per far vedere, diciamo, le altre aziende viene depositato in questa valigetta, in tempo reale loro se lo trovano sull'iPhone o sull'iPad e lo possono addirittura inviare al cliente velocemente senza perdere tempo. E l'altra cosa importante sono gli impegni. Cioè lo scadenzario cliente per cliente, dato a percentuale di conseguimento della chiusura del lavoro. In questo modo, se è un lavoro che sta facendo Angela e io non so minimamente cosa stia facendo Angela, se dovesse telefonare il cliente, io so, e non dico non lo so, telefona domani che c'è Angela, dico ok, c'è da fare questo è stato fatto, quindi stiamo andando tranquillamente. La cosa più importante è la condivisione dell'informazione, e Zebra lo fa, cioè tutte le mail, tutti i documenti, tutto la rubrica, la condivisione del briefcase, la valigetta può essere condiviso in base a delle regole. Io posso creare delle regole dove condivido la mia email, le mie email a loro, e tutto può essere visto da tutti gli strumenti informatici che abbiamo a disposizione. Cioè stiamo a Milano, non abbiamo neanche un computer, andiamo a un internet point, comunque possiamo continuare a lavorare, tranne se stiamo in vacanza. Per quanto riguarda il centralino telefonico, abbiamo una differenza tra le due categorizzazioni. A sinistra abbiamo un centralino telefonico, quello che conoscete tutti, vecchio, due linee, due cablaggi per la rete, questa qui, e per la linea telefonica, che è il cavo meno spesso. In questo caso che significa? Che abbiamo da fare due investimenti. Qualora usassimo un centralino telefonico VoIP, dopo vi spiego che cos'è nello specifico, possiamo usare un unico cablaggio. Sì, ma cioè, andando al sodo, che significa? Io posso, sempre facendo riferimento all'esempio di Milano, prendere un telefono, ma anche un iPhone, a Milano, collegarlo ad internet e diventa un interno del centralino. Dopo vedrete un esempio abbastanza veloce e comprensibile. Io dal telefono, da questo qui, posso telefonare, che so, in giro per il mondo, e faccio scaricare tutta la bolletta all'azienda, perché sono telefonate di lavoro. Quindi semplice gestione. Ho anche la possibilità di andare direttamente sul pannello di controllo del centralino e creare un interno, creare delle regole per dire le chiamate provenienti a... Un'altra cosa che si può fare è creare delle blacklist. Tutte le telefonate provenienti dai centralini o dai, che so, numeri anonimi, tutti quelli che vogliono vendere qualcosa, io li blocco. Li mando direttamente in voicemail o li mando direttamente a un messaggio registrato che dite lasciateci stare. Ed è tutto fatto tramite semplice accesso a questa interfaccia. Non dobbiamo più chiamare il tecnico. Se si rompe un telefono, io vado a MediaWorld, ne compro un altro, lo attacco e lo collego. Non deve più venire il tecnico a cambiare la scheda e via discorrendo. Lo stesso dicasi per il fax centralizzato, il fax. A sinistra c'è un'azienda con il fax, anche voi al commerciale avete un fax vecchio stile, cioè il fax collegato alla linea telefonica. Se ci sono 10-15 fax da mandare, si formerà una coda di 10-15 persone che, per l'amor di Dio, perdono tempo a parlare, a fare la chiacchiera,
chiedere cosa devono mangiare a mezzogiorno, però diciamo a livello aziendale una perdita del tempo di questo tipo porta degli svantaggi, a parte il fatto che nella maggior parte dei casi si blocca la carta, il toner si inceppa e via discorrendo. Voi potreste inviare il fax tranquillamente dal proprio ufficio, cioè dal proprio computer, normalmente con un accesso all'interfaccia web dove posso vedere in tempo reale i fax ricevuti, quindi non stamparli, posso vedere i fax ricevuti, decidere di passarli a un altro mio socio o un altro mio collaboratore, posso inviare un fax tramite l'inserimento solo del numero telefonico e l'associazione del documento da inviare, posso leggere tutti i fax, posso leggere tutti i fax inviati, quindi qualora un'azienda dovesse chiamarmi e dire ho perso la fattura che mi avete mandato 3 mesi fa via fax, la classica scusa che stanno adottando adesso per non pagare, e posso tranquillamente fare una ricerca per numero telefonico dell'azienda, vedo il fax e glielo reinoltro. E l'altra cosa che posso vedere è se ci sono dei fax in coda che stanno creando dei problemi, cioè se si sono bloccati, se la linea è occupata, e quindi risolverlo senza alzare la mia posizione dalla scrivania. I vantaggi di AvanFax sono identici a quelli che abbiamo visto prima, perché consente di accedere a un fax digitale in tempo reale, permette la ricezione e l'invio del fax anche tramite email. Cioè, la cosa importante è questo: posso ricevere, mando il fax via AvanFax e lo ricevo tranquillamente in email come fax ricevuto. Andiamo velocemente a vedere una possibile integrazione. Questo, se notate bene, è Zimbra che abbiamo visto prima. In email arrivano i rapportini di conferma invio fax, la ricezione dei fax e la ricezione addirittura dei messaggi vocali. Dopo ve ne faccio vedere sentire uno. E questo è un esempio che potrebbe essere simpatico. Adesso vediamo il video. Allora, vi spiego subito. L'anno scorso ho fatto un cost to cost negli Stati Uniti e ho speso a livello di telefonate 0 euro. No, non c'è audio. A livello di telefonate 0 euro. Perché? Cosa facevo? Negli Stati Uniti le wireless sono completamente libere. Potete navigare senza stare a Times Square. No, meglio ancora. Sto a Times Square, stavo facendo una telefonata di lavoro, e cosa succede? Le wireless sono libere. Io cosa faccio? Mi collego con l'iPhone alla wireless, ho un programmino che mi collega direttamente al centralino aziendale e scarico i costi tutti all'azienda, che però noi abbiamo un contratto urbane e nazionali gratuite, significa costo zero. E io mi sono fatto 30 giorni a niente. L'anno scorso, da costa a costa, San Francisco a New York, pagando zero. Niente, solo la benzina per andare da una parte all'altra e il motel per dormire. A me che la benzina c'è, questa 0,94 centesimi. Sì, però le macchine che stanno sono... Noi avevamo preso un 5.000 benzina, una Jeep che andava... Sì. Poi andando massimo a 60 miglia, cioè pesante, però è stato divertente, molto molto divertente. E quindi io ricevevo i fax, ricevevo le voicemail, cioè tutti i messaggi che mi arrivavano al centralino via qui, vi faccio vedere subito che è identico. Qualcuno ha l'iPhone? Sì, Alessandro Maggiocca. Quindi ricevevo le mail con gli allegati dei messaggi vocali che mi mandavano i miei clienti. Ricevevo anche i fax tramite PDF e li potevo ascoltare senza alcun problema. Questo è in pratica l'ascolto di un messaggio vocale. Ok, allora lui mi chiede, è un dottore che mi chiede se può usare il computer perché ha un aggiornamento da fare. Chiaramente noi non abbiamo risposto in ufficio perché eravamo qui, quindi in questo caso io prima ho chiamato il dottore per dire puoi andare avanti. Cioè immaginate alla mobilità dell'azienda, io posso stare da qualsiasi punto e posso controllarla, posso anche vedere che tutto stia andando bene. È chiaro che tutte queste cose sono difficili da comprendere, facili da parlare, però dobbiamo vedere un caso reale, che è un'azienda della zona ASI, una tra le tante, che è la Holman,
dove siamo andati, abbiamo sconvolto un po' tutto, prima c'era tutto software closed source, c'era Microsoft, c'era software di gestione telefonica dove la coach andava a tratti e loro non riuscivano a spiegarsi perché gli antivirus installati all'interno del server facevano tagliare la voce, loro stavano impazzendo. Abbiamo sostituito, abbiamo migrato tutto il sistema con questa tecnologia open source e adesso sono tutti collegati, ma anche con dei semplicissimi Android da 90 euro. Android presi da Media World, collegati agli aziende, loro in tempo reale stanno, chi lavora in azienda manda, crea gli appuntamenti e loro automaticamente sull'Android vedono gli appuntamenti che devono, diciamo, che devono utilizzare. Chiaramente i vantaggi sono, il vantaggio fondamentale è il costo del software closed source. Il software closed source ha un costo, che è il costo di licenza, a cui si deve associare il costo di consulenza, perché nessuno ve lo viene a installare a costo zero. Diciamo che ora comunque si riesce a attaccare. E questo è sbagliato, perché voi non sapete, ma è giusta come domanda, è giustissima. La semplice cosa per cui il crack è negativo, perché voi non sapete nel crack cosa sta. Fatevi una domanda, perché una persona dovrebbe lavorare a costo zero? Perché dovrebbe mettere a disposizione un software con un programmino in grado di sproteggerlo? Perché nel crack ci possono essere, ci potrebbero essere dei virus. Noi siamo andati in un'azienda dove il crack, che la persona che lo stava utilizzando, intelligentissimo, cioè aveva proprio rimosso pure l'antivirus, dove il crack mandava tutti i documenti in Croazia. Sto parlando di documenti, anche di documenti bancari. Quindi cosa significa? Significa che io, che ho dato gratis il crack, di contro ho tutti i documenti dell'azienda. Insomma, non è bello. Il crack non va assolutamente usato, anche perché nella maggior parte dei casi l'antivirus rileva che il crack è un virus. Voi generalmente che fate? Disabilitate l'antivirus, vai. Poi, per esempio, quello si vuole scampare a, per esempio, Norton, quello si vuole rinnovare gratis. Ed è sbagliato, non sai perché? Avete un video che allora, si attivava le condizioni contro la sanità. Bravissimo, il problema è un altro, che l'antivirus dovrebbe essere il primo controllore. Se nel primo muro io metto già un virus, distruggi un muro, installi un virus. Sono proprio folle. Ma ce ne sono di persone, assai. Se infatti ho una mano che provai, per esempio, a mettere Norton, però trovai nell'altro TV, mi sono un Microsoft Essence, non è proprio un problema di virus. Che praticamente noto che era proprio un virus, e infatti io me ne accorsi e subito annullai l'installazione della crack. Sì. Facciamo un'analisi. Perché usare software a pagamento, closed source, quando ci sono software open source che fanno la stessa cosa? State usando già in laboratorio, se non sbaglio, andate in laboratorio, sì. Usate Linux con il software di gestione Gimbal, lo usate? Cosa usate di software di laboratorio? Nel laboratorio c'è anche Microsoft, però c'è anche Linux. Facciamo un esempio su OpenOffice. Perché devo usare il Microsoft Office che costa 450 euro quando c'è il LibreOffice o l'OpenOffice che costa zero? LibreOffice è scaricato. Questo è un PowerPoint visto direttamente da OpenOffice, LibreOffice. Perché posso fare questa cosa? Cioè risparmio 450 euro diciamo in questo periodo male non fa. Comunque ci sono delle differenze. Senti, le differenze sono minime. Allora, o devi usare, ad esempio, su Excel... La formattazione, comunque... No, allora, la formattazione la decidi tu. Allora, se tu mi dici, io devo usare un software creato da un programmatore che sfrutta l'Excel o l'Access, sempre di Microsoft, dove lui ha definito dei parametri, io sono costretto a comprare l'Office. Ma se posso usare, se devo scrivere delle lettere e posso creare ex novo dei parametri, perché no? Perché il problema non è l'abbattimento dei costi di 450 euro. Nelle aziende voi dovete considerare che ogni postazione ha bisogno di una licenza e il budget aziendale a livello finale, insomma, incide moltissimo. Quindi pensate,
licenza di Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 con adesso che è uscito, 100-150, Office 450 e siamo già a 600. Se mettiamo anche gli altri software, solo di licenze software a macchina se ne vanno 600-700 euro più la macchina. Antivirus, bravissimo. Comunque l'antivirus non è una durata permanente, cioè un anno. È un anno. È un anno. È quello di rinnovare. Sì. Cioè, allora il problema è perché io se posso risparmiare 600 euro all'azienda, che ti posso garantire in questo periodo, qualsiasi azienda si fa i conti. Cosa? Sono utili. Utili, sì. Ma fallo per 10. Cioè io posso dare al mio dipendente una macchina nuova con software open source che funziona bene, che diciamo crea meno problemi che andarlo a comprare. E questo è un discorso in cui vanno contro un sacco di negozianti e venditori, perché loro ci guadagnano. Bravissimo. Cioè, io penso che la cosa più importante sia la consulenza, poi lo vedrete anche in futuro. Voi dovete vendere il vostro know-how. Se riuscite a vendere il vostro know-how, non c'è altra persona vicino che vi possa bloccare. Non dovete vendere il prodotto, attenzione, non dovete vendere il prodotto, ma dovete vendere la vostra consapevolezza e la vostra conoscenza per installare e per proporre il prodotto. Ma che non sono con la consulenza proprio dell'esperto. Sull'open source tu vendi solo la consulenza, quindi sei molto più competitivo rispetto agli altri. Loro risparmiano, funziona meglio, quindi è la quadratura del cerchio. Domande? Cioè sono stato molto molto semplice, voi mi siete comportati molto molto bene con anche domande che mi hanno fatto piacere. Se avete altre domande. Allora, se tu vuoi scaricare tipo l'Open Office, vai su Google. Se vai su Google e scrivi Open Office. Se vai sul sito e fai in pratica download, eccolo qua, lo scarichi, lo installi, lo usi senza alcun problema, perché è certificato che è senza virus, perché l'intera comunità open source lo certifica. E la cosa più interessante è che gli aggiornamenti escono in modo veloce, ogni 20-30 giorni c'è l'aggiornamento. Infatti anche su Ubuntu. Perfetto, ogni giorno ti capita l'aggiornamento, pacchetti, sì. E con Ubuntu adesso si possono fare le stesse cose che si fanno con Windows. Cioè cose che ha Windows e la Microsoft. Ubuntu è gratis, anzi vi dirò la verità, non so se vi piace o meno l'informatica, non lo so, però con Ubuntu, con i sistemi Linux, diventate molto più esperti, perché Windows è proprio da, brutta questa parola che voglio dire, non la dico, da mancanza di proprio di non di intelligenza, ma di attitudine. Non di attitudine, è proprio la voglia di sperimentare, cosa che dovresti avere. Bravissimo, bravissimo. Se voi rimanete sempre con l'idea anche nel futuro di sperimentare, non vi ponete mai come io so questo e questo ti devo dire, e sarà per voi sempre uno spazio aperto mentale. Imparerete sempre più cose e vi posso garantire che darete proprio più del torcere al piano. Sì, ma io lavoro fondamentalmente. Allora, qua tu hai visto che c'è Windows 7, perché il portatile mi è stato regalato da Windows 7, è stato pagato, quindi lo uso. In azienda uso Linux con il terminale. Per dirvi, non so se ve lo posso fare questa. Il terminale in pratica è simile a questo di Windows, dove tu tramite il terminale hai l'accesso diretto al sistema e poi velocemente riesci direttamente a toccare la macchina. Quindi cosa significa? Che il terminale, che è molto più leggero, tu con questo, che ha anche un terminale, lo puoi gestire anche tramite una telefonata normalissima. E sempre nel viaggio l'anno scorso io aiutavo a gestire i server direttamente col terminale dall'iPhone, mi vedevi così piccolino a scrivere per risolvere i problemi.
ad esempio come antivirus, invece del Norton potresti usare la VG, che non è la fine del mondo, però sì, non è la fine del mondo, però con un po' di analisi, perché non è tutto quello che vi dico, cliccate qui, voi dovete cliccare, un po' di analisi, un po' soprattutto sulle email, soprattutto su Facebook, soprattutto su tutti gli altri social, che social usate? Facebook, siamo noi come social, usiamo allora Twitter per dire a tutti i nostri, diciamo, a chi ci segue, capito ciò che stiamo facendo. Usiamo YouTube, Beeble è l'azienda, ho dimenticato di presentarla. Noi siamo questi, in pratica. Beeble in inglese significa... Beeble, cosa significa in inglese? Essere abili, capaci. Allora, noi abbiamo attivato un progetto per tutti gli assemblatori e tutti i consulenti informatici, considerando che i computer fra un po', come vi ho detto prima, non si venderanno più. Ci sarà il tablet? Sì, bravo, perché tutto sarà, cioè io per 5 secondi per accenderlo e lavoro fondamentalmente in cloud. È tutto compreso nel tablet? Cioè io lavoro su Facebook, quindi non ha senso tenere questa cosa più, tutto molto più veloce, quindi non verranno più venduti i computer, verranno venduti questi che non si potranno riparare, perché arriveremo a un momento che li saremo e li getteremo. Quindi questi poveri disgraziati di assemblatori o consulenti che faranno? Non venderanno più niente, dovranno vendere la loro consulenza, il loro know-how, e quindi dovranno liberarsi da cacciavite e, diciamo, pinza ed altro per vendere quello che sanno fare meglio. Abbiamo creato un canale YouTube dove in pratica spieghiamo come installare, sempre a costo zero, spieghiamo come installare tutti i software che noi utilizziamo per far abbattere i costi all'interno delle aziende. In questo modo qualunque, diciamo, tecnico può andare lì, iniziare a leggere, iniziare a vedere, non leggere, perché le lezioni sono tutte molto molto semplici, scritte anche con i sottotitoli in inglese, perché abbiamo pure un po' di pubblico inglese, e stiamo avendo parecchi contatti da anche i posti più improbabili, tipo dalla Cina, dall'India. Dimmi qualche cosa, ho trovato qualche errore, dimmi. Perché l'open source è anche questo, cioè trovare gli errori, comunicarli. Ma poi come faccio io ad esempio? Se io ho fatto compito da poco, e l'ho comprato appunto con e se io invece adesso voglio installare Linux, poi come cosa intelligente che potresti fare è installarli entrambi, far partire il CD con Linux, quando ti verrà chiesto con Ubuntu, ti verrà chiesto lascio stare Windows che sta, tu dici sì, procedi con l'installazione, in fase di avvio ti verrà chiesto cosa devi usare adesso, Windows o Linux, e tu userai Linux o Windows in base alle tue, diciamo, esigenze, e inizierai a sperimentare l'utilizzo di Linux. Ma non è necessario fare il backup? Il discorso dei backup è sempre, ragazzi, qualsiasi cosa voi abbiate di importante sul computer dovete sempre ridondare, cioè vi farei vedere anche la busta con cui me ne vado io, con tutte le penne USB tutte raddoppiate, perché la perdita dei dati, il recupero dei dati sotto perdita ha dei costi elevatissimi. Se un computer si dovesse rompere, aziendale, spedirlo a Milano e recuperare i dati può avere anche come costo 1500 euro. Buono, sì. Considerando che un hard disk ne costa 60 e una programmazione di un backup ne può costare 50, insomma,